Buonasera amici di Feedback Bianconero, benvenuti per questa nuova puntata, puntata numero 33. Do innanzitutto il benvenuto a Francesco Signore. Ciao Domenico, buonasera a tutti coloro i quali ci stanno seguendo e forza Juve. Perfetto. Allora Francesco, puntata numero 33, diamo il benvenuto a tutti come sempre. Chiaramente invitiamo i nostri amici a interagire con noi. È stata una settimana particolare perché è stata più una settimana di attesa, diciamo così, settimana delle nazionali, però non sono mancate le polemiche. Innanzitutto mando in onda e saluto subito Claudio Roviello che ci sta seguendo come sempre, lo salutiamo. Francesco, ti do come sempre la parola per insomma introdurre anche la trasmissione, dai. Sì, allora, innanzitutto, come ho già detto, saluto tutti e ringrazio tutti coloro i quali ci stanno seguendo, siete sempre in tantissimi. Di solito queste raccomandazioni noi, per meglio, io le faccio alla fine. Le facciamo anche all'inizio e invitiamo le persone a seguirci sia sulla pagina Facebook, Feedback Bianconero, sulla pagina YouTube. Siamo su Telegram e siamo anche su Instagram. Questa settimana è stata una settimana molto particolare. Lunedì scorso volevamo parlare di una partita e non ci hanno dato la possibilità di farlo. Sicuramente non è stata colpa nostra. Volevamo parlare di calcio giocato, così non è stato. Ad oggi, onestamente, lo dico anche con un po' di polemica, volevamo comunque, non dico parlare di calcio giocato perché comunque ci sono state le nazionali, però ad oggi ci aspettavamo un po' tutti anche che questa sentenza di Juventus-Napoli avesse una fine. Invece ancora oggi ci sono dei dubbi, c'è chi dice che verrà rinviata, c'è chi dice che verrà dato la penalizzazione, c'è chi dice che verrà semplicemente dato il 3-0 a tavolino a Napoli con annessa penalizzazione. Secondo me è assolutamente una presa in giro questa cosa, e la cosa che mi fa più sorridere è che ci sono state tante persone che hanno messo becco, soprattutto persone non addette ai lavori. Per carità, non siamo neanche noi addetti ai lavori, siamo semplicemente dei tifosi che amano seguire la Juventus, però ho visto persone che si occupano di politica, persone che si occupano di ambito ospedaliero, addirittura persone che si occupano comunque di situazioni ecclesiastiche, addirittura persone religiose. E questo mi fa veramente sorridere perché vuol dire che poi la Juventus è di dominio pubblico e attaccare la Juventus è diventata ormai una vera e propria passione. Ho sentito tante polemiche anche da giocatori della Juventus, da tanti tifosi della Juventus, però personalmente non mi hanno scomposto più di tanto perché ormai ci sono abituato. In particolare, ma questo ne parleremo dopo, c'è stato un calciatore storico della Juventus che mi ha lasciato un po' di amaro in bocca. Mi sa che ha dimenticato la sua fede, ha dimenticato soprattutto le sue passioni, ma di questo ne parleremo dopo perché veramente non mi è piaciuto. Dunque, allora, sì Francesco, innanzitutto mando in onda, diciamo, il primo argomento che tu hai introdotto, in effetti, Juve-Napoli arriva la sentenza perché siamo tutti in attesa di questa sentenza del giudice sportivo, abbiamo fatto una pillola, quindi invito i nostri amici ad andare su YouTube o anche a seguire la pillola sulla pagina Facebook, è inutile ripetere tutto, semplicemente, lo posso dire da legale, o il giudice sportivo dà il 3-0 a tavolino e il punto di penalizzazione, eventuali sanzioni al Napoli, oppure il Napoli non ha violato il protocollo, quindi la procedura Covid, quindi in effetti non ha colpe, quindi nessuna sanzione. E quanto affermato anche il legale del Napoli, almeno ho letto un virgolettato, non c'è discussione. Eventuali terze soluzioni anche proposte sono solo soluzioni di compromesso politiche, ma che non c'entrano niente con il diritto. Detto questo, io introduco alla fine quello che tu già hai accennato, delusione Marchisio. Chiaramente lo chiedo a te, lo chiedo ai nostri amici che ci stanno seguendo. Riassumo brevemente: Marchisio, sappiamo, bandiera della Juventus, comunque adesso è in forza alla Rai e ha dichiarato in effetti che probabilmente insomma si sarebbe schierato per un rinvio della partita già da sabato, quindi prima ha fatto marcia indietro e quindi già da prima forse avrebbe voluto esprimere questo suo parere. Parere legittimo, però io voglio anche sottolineare una cosa e lo ribadiamo, che la Juventus in tutta questa storia non c'entra nulla, ha avuto solo la sfortuna di dover giocare col Napoli. Ti do la parola su questo argomento e chiaramente invito tutti a intervenire. Assolutamente, innanzitutto volevo salutare tutte le persone che veramente ci stanno seguendo, Luca Spanò, Claudio Roviello come hai già fatto, c'è anche Giovanni Cassano, tra l'altro siamo veramente in tantissimi anche online e Grazie. questo
Veramente ci fa piacere. L'introduzione, la mia introduzione nella scorsa puntata è stata proprio quella, che chi vuole attaccare la Juventus vive nell'ignoranza, nel senso che ignora a questo punto il regolamento e le regole comportamentali, perché la Juventus è assolutamente spettatrice di una diatriba che c'è stata tra la società sportiva Calcio Napoli, l'ASL e la federazione. Detto questo, ci riallacciamo un attimo al discorso che ho fatto prima e che hai accennato anche tu riguardante Claudio Marchisio. Queste dichiarazioni di Claudio Marchisio non mi sono piaciute, perché comincio un po' a capire che certi calciatori, addirittura storici della Juventus, stanno prendendo una brutta strada. Io lo dico e ci metto assolutamente la faccia. Qualche anno fa e ancora oggi non condivido alcuni comportamenti di una bandiera come Del Piero, un calciatore storico, però secondo me Alessandro Del Piero a qualche volta non ha perso occasione per magari non dire, non esprimere proprio dei favori nei confronti della Juventus. Marchisio, questa volta consiglierei a Marchisio di andarsi un po' anche a rileggere il regolamento. Io mi sarei aspettato da una bandiera come Claudio Marchisio, che è stato veramente il principino, un calciatore importante della Juventus, mi sarei aspettato comunque una difesa nei confronti anche della squadra. Io, se fossi stato in Marchisio, la prima cosa che avrei detto è che non parliamo qui di rinvio, qui parliamo semplicemente che devono essere applicate le regole. Il Napoli, per problemi suoi che la Juventus non riguardano, non si è presentato alla partita, merita il 3-0 a tavolino e merita i punti di penalizzazione come prevede il regolamento. Se, e lo dico ad oggi, si dovesse parlare di rinvio, sarebbe un'assoluta presa in giro, perché a parti invertite ci avrebbero non solo dato il 3-0 a tavolino, non solo una penalizzazione, ma ci avrebbero massacrato sotto il punto di vista mediatico. Sarebbero arrivati attacchi a destra e a manca, come è sempre stato, come è stato ai tempi di Calciopoli, come è stato per il caso inesistente, assurdo di Suarez, e figuriamoci adesso. A parti invertite sarebbe successa una vera e propria catastrofe. C'è gente che parla ancora del giallo di Pjanic, figuriamoci se la Juve non si fosse presentata ad una partita. Ripeto e sottoscrivo quanto detto prima: chi parla di rinvio ignora le regole attuali regole del calcio e i vari protocolli Covid. È una questione di ignoranza, cioè non conoscere il regolamento. Assolutamente. Allora, io saluto Paolo Puglioli, Claudio Rovillo, Antonio Barbato, dice scassiamoli in campo, ovviamente in termini sportivi, per carità, noi vogliamo vincere sul campo, però stiamo riportando il regolamento senza dire se sia giusto o meno, è la regola. Dice Giovanni Cassano che saluto, bisogna giocare 3 punti a tavolino, no? No, un punto a tutte e due, Giovanni, è un po' difficile perché è una soluzione diplomatica inattuabile dal punto di vista regolamentare. Tutti vogliamo vincere in campo, io sto riportando il regolamento, ragazzi, dobbiamo anche dire una cosa. Si crea un precedente, innanzitutto non si segue la regola, se non si segue la regola si fa un'eccezione, quindi un'eccezione, capirete che è un qualcosa che va oltre la normalità. Allora le altre squadre potrebbero dire perché il Napoli sì e noi no, il Genoa cosa deve dire che manderà forse la primavera, insomma, domenica in campo? Si parla anche di Inter Milan, io credo che salvo eventuali casi aggiuntivi che potranno consentire da regolamento il rinvio, quindi almeno 10 casi, la partita, il derby si giocherà. Le bandiere non esistono più, per tutto ciò il Napoli merita di perdere, dice Luca Spano. In effetti il discorso delle bandiere, Francesco, io direi che è vero, vorrei dire parzialmente vero, però mi sento di concordare con Luca Spano, salvo determinate eccezioni, perché Marchisio, anche Del Piero, sono bandiere della Juventus, però evidentemente quando escono dall'ambiente Juve non è una critica, è assolutamente tutto legittimo, però devono anche tutelare degli interessi personali. È chiaro che Marchisio alla Rai magari cerca di essere un po' super partes e a volte si fanno anche delle dichiarazioni che non è che è andato contro la Juventus, però nello specifico credo che, come hai detto tu, la Juventus, insomma, se non si presentava perdeva 3-0. C'è poco da dire. Perché la Juve non doveva seguire il regolamento? La Juve non ha detto il Napoli deve venire. La Juve si è presentata e ha seguito la procedura. Poi la palla passa al giudice sportivo. Saluto Federico Onghetti, ci chiede di Mbappé. Adesso è impossibile perché avrà visto la foto di Ronaldo con Mbappé nella partita di Portogallo-Francia, adesso è impossibile, poi chissà, magari a fine anno, non si sa mai. È una vergogna, a questo punto non si deve giocare. Ecco, dice Stefano De Filippo che saluto, vedi, ha fatto lo stesso ragionamento mio, a questo punto non si deve giocare il derby Sì, no, di Milano, ma io Francesco, è una situazione. Vai, vai. volevo aggiungere questo. Innanzitutto
Sono d'accordo con Stefano De Filippo che dice che comunque il derby non deve essere giocato. Sono d'accordo su questa cosa. Anzi, a questo punto il derby non deve essere giocato, visto quello che è successo. Però quando è cominciato questo campionato, sia i calciatori, sia le società, ma anche noi tifosi, sapevamo di dover affrontare un campionato con delle possibili assenze per Covid e con delle possibili problematiche riguardanti il Covid. Adesso non è che ogni volta che c'è un soggetto, un calciatore positivo al Covid, si ferma il mondo, non si deve giocare. Si deve giocare. Allora il Milan avrebbe dovuto far intervenire l'ASL per non giocare contro il Crotone perché aveva Ibrahimovic fuori. Non funziona così. Non è assolutamente corretto. Il Genoa è andato a Napoli e ha giocato e ha perso 6-0. Il Milan ha affrontato due partite di campionato, comprese altre due partite di Europa League. Ci sono stati casi comunque anche all'Inter, ci sono stati casi, ad esempio, oggi sono usciti due casi al Verona, casi alla Fiorentina. Queste squadre hanno giocato. Adesso non è che voglio sparare sulla Croce Rossa, ma com'è possibile che quando si tratta della società sportiva Calcio Napoli succedono sempre queste problematiche? Cioè, è un dato di fatto. Cioè, io voglio ricordare una cosa che comunque ci sono, e con questo concludo. Ci sono anche dei precedenti, cioè, signori, io penso ricordiate tutti quando fu rinviata una partita al San Paolo per allerta meteo, un Napoli-Juventus, Ristore. il giorno della partita c'era un sole che spaccava le pietre, quella è stata una delle più grandi brutte figure della storia sportiva di questa società. Direi lo stesso se si parlasse della Juventus, visto che la Juventus non è coinvolta, in questo caso parlo del Napoli, se fosse stato il Lecce avrei parlato del Lecce. Certo, normale. Dunque, recupero un po' di messaggi anche se li ho mandati in onda, giusto per... Se sospendo il campionato per emergenza Covid, allora, rispondo a Giovanni Cassano sempre, è possibile, ragazzi, noi abbiamo seguito sempre la stessa linea, per noi il campionato, almeno personalmente, poteva anche non iniziare e possono anche fermarlo. L'importante è che se si sottoscrive un regolamento, viene seguito in modo uguale, insomma, in modo equo da tutti, altrimenti è inutile sottoscriverlo. Quando è stato sottoscritto si sapeva, come ha detto Francesco, che ci sarebbero stati dei casi Covid. Vale per tutti. Tra l'altro faccio la battuta, per fortuna i giocatori del Napoli non hanno neanche riscontrato un'ulteriore positività oltre Zielinski ed Elmas. Questo cosa vuol dire? Passatemi la battuta, sono contento che non abbiano portato negatività a Torino, dai, faccio una battuta, però cosa vuol dire? Che forse questo protocollo, Francesco, se attuato in modo insomma attento, può funzionare, perché il Napoli sarebbe venuto a Torino senza i due positivi, avrebbe giocato tranquillamente la partita. Ad oggi è passata una 7-8 giorni, sono passati, non sono emerse altre positività. Quindi voglio dire, poi vedo che i nostri amici parlano di calciomercato, Pogba, Haaland, che hanno chiesto, però ragazzi, adesso il calciomercato, poi se ne parla a gennaio, grandi colpi non si faranno, ve lo diciamo, insomma è difficilissimo. Haaland si libera, se non sbaglio, nel 2022 addirittura vi è una clausola, quindi adesso è prematuro parlarne. E tra l'altro Ronaldo potrebbe anche fare un altro anno alla Juve come da contratto. Dunque, Francesco, recupero il messaggio di Carlo Di Benedetto, sconvolgendo il commento di De Luca, secondo me è una missione di complicità. Allora, questo non possiamo dirlo nel senso che non sta a noi giudicare. Però, Francesco, prendo insomma da in là questo commento al nostro argomento di discussione di oggi, Juventus sotto attacco. Abbiamo messo anche il punto esclamativo perché, almeno personalmente, credo che tu condividi questa linea. Incredibilmente, mentre si doveva parlare della sentenza del giudice sportivo, si è cominciato a parlare di nuovo di Suarez, addirittura chi ha parlato di Ronaldo, insomma, di altre situazioni vecchie che non c'entrano niente. Si è parlato del giallo di Pjanic, l'impossibile, insomma, audio del VAR, ha parlato Pecoraro, ha parlato l'ex procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Lepore, hanno parlato tutti, addirittura, come detto tu, una suora ischitana di Napoli, però di un convento di Napoli, una suora di clausura, quindi hanno parlato davvero tutti. Si è sviato, insomma, è sviata l'attenzione da Juventus Napoli ad altro. La Juventus, secondo te, è sotto attacco? Io direi c'è da sempre, però ti passo la palla e chiedo anche ai nostri amici. Da quando sono tifoso io non c'è stato un anno in cui la Juventus non venisse attaccata. Io ricordo che è stata attaccata anche quando era in Serie B e non concorreva per vincere il campionato di Serie A, quindi figuriamoci adesso. Per me, io ho letto tanti commenti e l'ho detto anche nella mia intro, però quello che mi ha sconvolto di più, onestamente, è stato quello di
di De Luca. Quello è stato un qualcosa che non ho accettato. Per carità, non parliamo di politica, non è questo il luogo adatto, è lungi da me. Però è ovvio che in questo momento ci sono cose più importanti e De Luca dovrebbe veramente occuparsi di situazioni più importanti, non come il calcio. Detto questo, io penso che non è che dobbiamo sconvolgerci più di tanto, veramente siamo stati additati veramente di qualsiasi cosa. Addirittura ci hanno accusato di passaporti falsi anche quando, oddio, per quanto riguarda il B1 di Suarez, quando Suarez non l'abbiamo Esatto. acquistato, quindi parliamo di assurdità. Però quello che mi viene da dire è che innanzitutto il commento di De Luca, che ripeto, è quello che veramente mi ha sconvolto di più, è stato innanzitutto inopportuno, perché in un momento di difficoltà come questo, diciamo, il calcio rappresenta comunque uno sfogo, la voglia comunque di evadere un po' da questa situazione difficile, e tutti, ma sono convinto anche alcuni tifosi del Napoli, avrebbero voluto comunque giocare la partita. Io ho visto alcuni video anche da parte di tifosi del Napoli che comunque avevano voglia comunque di vedere la partita, volevano vedere, al di là del risultato. Comunque a noi piace il calcio, piace vedere le partite, a nessuno piace vincere a tavolino, però quello è un discorso di regolamenti e lascia il tempo che trova. A me non è piaciuto un po' il processo all'intenzione che ha fatto De Luca, perché De Luca ha detto, testuale però, ha detto che se Ronaldo avesse preso il Covid, il Napoli sarebbe uscito addirittura sul New York Times. Questo è un processo all'intenzione, perché con una velata frecciatina, come si suol dire, tiro il sasso e nascondo la mano. E penso che De Luca in quella dichiarazione non è che sia andato proprio fino in fondo, non abbia avuto il coraggio di andare fino in fondo. A me è sembrata una pagliacciata fuori luogo, e soprattutto mi è sembrato praticamente gettare benzina sul fuoco in un momento in cui le polemiche sono l'ultima cosa che dobbiamo Sì, fare. poi De Luca ha citato Schopenhauer, potrei farlo anch'io, però forse sarebbe poco opportuno. Quindi Schopenhauer diceva anche altro di qua De Luca. Tra l'altro, voglio mandare in onda gli altri messaggi, apro e chiudo parentesi, De Luca cita una circolare ministeriale, forse non sa bene il primo comunicato dell'ASL a cosa faceva riferimento, perché faceva riferimento alla famosa circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020, che richiamava proprio la procedura ad hoc per i calciatori, anzi per gli sport agonistici di squadra. Per chi non lo sapesse, è una quarantena cosiddetta soft ad hoc, quindi come se di fatto in effetti il calciatore in questo caso non viene trattato come un cittadino comune purché segua quel protocollo. È ovvio che se viene violato valgono le regole normali. Dunque ci sono tantissimi messaggi, anche vedo Fernando Asancura che ne ha mandati tantissimi. Rispondo a Gianluca Feo, che saluto: perché Agnelli non ha replicato all'imperatore della Campania? Perché la Juventus al momento ha mantenuto questa linea. Poi non so, ragazzi, non ho notizie in merito ad eventuali repliche. Io, Francesco, la butto lì ogni tanto un pochino i puntini sulle i. Li metterei, è vero la Juve è il suo stile, ho visto Nedved qualche volta un po', non dico uscire fuori dalle righe, ma rispondere a tono. Ricordo anche una volta Bonucci stesso ai tifosi del Napoli, in un'intervista post gara, rispose insomma per le rime. Ogni tanto forse un po' i puntini sulle i andrebbero messi, e anche aggiungo da legale Onesto, tutelarsi, anche tutelare la propria immagine. sì. No, io sono d'accordo assolutamente a mettere i puntini su lei, però dico anche che comunque la posizione del presidente è una posizione un po' diversa anche dagli altri ruoli. Io penso che Agnelli abbia fatto bene a intervenire subito dopo la partita rinviata fino a quel momento ai microfoni comunque di Sky, ha rilasciato le dichiarazioni e ha detto che la Juventus appunto rispettava il regolamento, quindi penso che il presidente Agnelli sia stato anche ben chiaro. Però io voglio fare una domanda a tutti voi, questa è una domanda ovviamente ironica e ritorniamo sempre un po' a bomba, no? Per quale motivo la Salernitana ha giocato fuori casa? Per quale motivo l'under del Napoli è andato a giocare a Lecce? Questa è una Milik è andato domanda. in Polonia, non lo so, forse lì funziona un'altra ASL, Francesco, non lo so, non è all'interno della stessa regione, forse c'è qualcosa che mi sta sfuggendo. Però voglio rispondere a Tartaglione, dice: mi vedo un po' pallido e la lampada che oggi insomma l'ho puntata male e me l'ha sbiancato, diciamo così. Allora rispondo anche a Federico Ronchetti, ci chiede di Barcellona Juve, dove si vede? Allora chiaramente Sky sicuramente la darà, non so se anche Mediaset, però Federico calma, perché c'è Crotone Juve, c'è Dinamo Kiev Juventus, Juventus Verona, e poi c'è l'incontro, la partitissima, si spera, tra Cristiano Ronaldo e Messi, Juventus Barcellona. Quindi poi avremo modo di parlarne nelle prossime puntate. Oggi restiamo comunque sull'attualità. Claudio Rivello ci No, dice: se Federico vuole venire, no, se Federico vuole venire al club, è il benvenuto, e noi la facciamo vedere la partita al club. sì, Arclay. Vabbè, giustamente Claudio Rovello recupera un po' di dichiarazioni, abbiamo mandato anche noi.
di De Luca, che non è stato sempre coerente verso, diciamo, i napoletani, eccetera. Però noi non facciamo politica, semplicemente stiamo rispondendo dicendo che, a nostro modesto avviso, forse alcune dichiarazioni, diciamo, l'Italia non ha bisogno di determinate dichiarazioni, determinate polemiche, soprattutto, se mi permetto di dire, anche da legale. Io, in un faccia a faccia, risponderei anche a De Luca e lo potrei anche correggere, perché ha fatto delle affermazioni sbagliate laddove ha richiamato l'ASL, perché hanno, Francesco, messo a paragone il protocollo della Serie A con la disposizione ASL, ma non è questo il problema, perché la disposizione ASL richiamava la circolare del Ministero della Salute. Quindi sono caduti tutti in errore, tant'è vero che l'ASL ha fatto poi un secondo comunicato, non l'ho letto personalmente, ma ho visto sia in TV che online, è stato riportato, dove ha espressamente vietato ai contatti stretti del Napoli, quindi ai giocatori che erano ancora negativi, di andare a Torino. Benissimo, noi dobbiamo capire solo se questo diniego è arrivato perché il Napoli non ha attuato subito la bolla o meno. Basta, il discorso è questo: se il Napoli ha attuato la bolla, attuata come sembrerebbe, ipotesi, ok? Parlo, insomma, in modo ipotetico, allora il Napoli deve essere sanzionato e deve perdere a tavoli, altrimenti nulla questio, si rinvia la partita, Francesco. Poi vogliono metterla prima di Juve-Inter, 4 giorni prima, data che a noi farebbe molto comodo, tanto per fare una battuta, va bene. Allora, mandiamo in onda. Ah, Francesco, dicono che è bello lo sfondo che hai dietro dello stadio. Fammi i Grazie, complimenti, grazie, Luca grazie. Spano. Salutiamo Vincenzo Di Caterino, che ci manda un forte abbraccio, che è molto bravo nell'imitazione. Qualche volta lo avremo come nostro ospite, imiterà un po' i personaggi. Vabbè, qui di Claudio Rovillo non posso essere, sei il migliore, Francesco. Allora, vediamo un attimino. Grazie, Salutiamo anche Pietro Iacono, per avere consenso. Allora, sì, in effetti, Pietro cosa dice? In effetti si rallaccia un po' al discorso dei politici in generale: quando devono avere i consensi, Francesco, forse anche un atteggiamento, quando poi li hanno avuti, cambiano atteggiamento. È possibile. Vediamo cosa ci dice Dino Calapà, che saluto. Uno come Agnelli si può abbassare, giustamente dice, si può abbassare a rispondere a De Luca. Oltretutto, lui e i suoi figli, vabbè, qua sta, insomma, parlando un po' di De Luca, e abbiamo mandato in onda il messaggio. Però noi vogliamo parlare di sport oggi, non vogliamo fare la puntata politica, altrimenti, insomma, ok, Vincenzo Di Caterino dà la sua disponibilità. Stefano De Filippo dice: a gennaio saremo a pieno regime, ne facciamo 3 a chiunque, ce lo auguriamo, ma parleremo degli aspetti tattici e tecnici come piace a noi. Francesco, io, recuperando un pochino il tuo discorso, Juventus sotto attacco, vogliamo andare un pochino per gradi. È stato recuperato, vabbè, io su Suarez davvero, Francesco, direi di non dire più nulla, perché abbiamo spiegato 1.000 volte, non c'è niente, è solo un attacco gratuito alla Juventus, insomma, i passaporti concernono, anzi, in passato hanno riguardato altre squadre, non la Juventus, e quindi non ci interessa. Su Pjanic, ma è necessario ripetere e ribadire una regola che forse Pecoraro non ricorda, ossia che il giallo sul giallo il VAR non interviene neanche se è un secondo giallo che porta all'eventuale espulsione, ma può, come fu con Vesino, convertire giallo in rosso, perché se è un rosso diretto e l'arbitro ha presumibilmente sbagliato, il VAR può intervenire. Quindi, Francesco, io vorrei chiedere a Pecoraro, anche agli altri che dicono è sparito, cosa che ha chiarito anche Rizzoli, che non c'è questo famoso audio tra il VAR e l'offside, ma secondo voi, e perché vi è la ripresa innanzitutto video? È chiaro, perché la partita è videoripresa per tutto il tempo, mentre l'audio con il VAR, quindi l'audio di una partita c'è, ma l'audio con il VAR c'è solo quando il VAR può intervenire. Se il VAR non può intervenire, come fa a esistere un audio? Per questo l'audio non c'è. Ma per Francesco, secondo te, ma è possibile che un arbitro per 90-95 minuti, secondo queste persone in generale, quindi tutti quelli che avanzano sospetti, fa la telecronaca della partita, sta 95 minuti a parlare con il VAR, quindi c'è sempre l'audio dell'arbitro? Io questo vorrei chiedere a questi soggetti, dai. Ma allora, innanzitutto, l'ignoranza che c'è, ignoranza, ripeto, vuol dire ignorare il regolamento e quant'altro. L'ignoranza che c'è stata sulla situazione riguardante Pjanic, c'è un qualcosa che forse veramente non ho visto nemmeno a Calciopoli, e ho detto tutto. Allora, innanzitutto parliamo di un episodio che non ha motivo di esistere, che innanzitutto il primo giallo su Pjanic è un giallo inventato, quindi il secondo non sarebbe successo. Mettiamo il caso che il primo fallo magari c'era. Io voglio dire questo: l'audio di Pecora, l'audio per quanto riguarda l'arbitro che denuncia l'altro, non esiste. È un qualcosa che non c'è, non è che è sparito. È sparito perché non esiste, cioè non è mai esistito. Non può sparire un qualcosa che non è mai esistito. Non esiste che l'arbitro si confronta con il VAR per un giallo. Cioè, qui parliamo
di ignoranza di regolamento, cioè queste persone ignorano il regolamento perché sul giallo non c'è nessun dialogo e io mi meraviglio come è possibile che queste fake news continuano a girare, anche perché poi si dà adito a tanti tifosi, tante pagine di costruirci veramente intere dirette, cioè magari adesso non per fare il paragone con noi, però noi cerchiamo comunque di spaziare, di non essere monotematici, ci sono veramente altre trasmissioni, altre dirette anche su altre piattaforme che sono monotematiche, cioè si parla ormai da 2 settimane quando non c'è più l'argomento, all'improvviso, non so se avete notato, quando non c'è più calcio giocato, non Sì, c'è più interesse, all'improvviso spunta fuori l'audio e il giallo su Pjanic. A me questa situazione fa ridere, veramente voglio dare un consiglio a tutti i nostri tifosi, perché degli altri poco mi interessa. Cioè, noi non certo. dobbiamo dare importanza a queste cose, cioè, è un qualcosa che a noi non riguarda, semplicemente è un modo per minare la nostra sicurezza e per buttare fango su noi che abbiamo ovviamente meritato. Assolutamente. Allora, io do spazio come sempre ai nostri amici. Innanzitutto, Flamur Calemi che saluto il Napoli quando è andato a giocare, anzi no, veramente è il Genoa che è andato a Napoli, comunque ha vinto 6-0, l'abbiamo detto, con tantissimi titolari fuori. Comunque abbiamo anche visto che i giocatori del Genoa avevano già dei sintomi, hanno detto di essere stanchi, quindi è una partita, mi permetto di dire, comunque alterata perché hanno giocato meno male anche fisicamente, non solo numericamente, quindi voglio dire, lì di sportività non si è parlato. Giulian Reali che saluto, Juventus-Napoli, se la Juve si fosse comportata nel Napoli, cosa sarebbe successo a livello mediatico? La Juventus sarebbe stata, secondo me, avrebbe fatto le richieste per la Serie C, visto che hanno fatto interrogazioni parlamentari, non ho capito per cosa, perché la Juve ha semplicemente seguito il regolamento e anche chi si permette di attaccare lo stile Juve, secondo me cade in un grosso errore, dovrebbe stare zitto, perché stile Juve è seguire il regolamento come ha fatto la società, non ha fatto nulla di strano, non ha preso in giro il Napoli, né i tifosi hanno preso in giro i tifosi del Napoli, ma semplicemente allora anche gli ufficiali di gara sono andati a controllare le porte, eccetera. Prendiamo in giro anche gli ufficiali di gara, è un formalismo che andava rispettato. Dunque anche Mario Di Benedetto dice buonasera, io ho notato l'odio smisurato contro la Juve, è vero, e qui recupero il messaggio di Pietro Iacono che dice la cosa principale di quella gara, riallacciandosi a Inter-Juventus, è che una squadra in vantaggio è vero e si Spalletti tolse Icardi con Santoni. Infatti fu un errore anche secondo me. Però Francesco, consentimi una piccola digressione così anche per i nostri amici, sempre su quell'Inter-Juventus. Allora, il primo giallo di Pjanic era generoso, quindi già vi dico, un arbitro che vuole favorire la Juve non va a ammonire un giocatore senza motivo fondamentalmente, perché aveva giustamente espulso Vesino come da protocollo VAR, quindi nulla questo. Non so se ricordate, fu annullato un gol a Matuidi, ma c'è per fuorigioco, giusto, però prima c'è una spinta clamorosa di Skriniar su Higuaín ed era rigore. Non so, altri gialli possibili, anche ricordo dei falli su Khedira non dati, quindi così come poteva essere ammonito Pjanic, lo dico anch'io tranquillamente, potevano essere ammoniti altri giocatori. Non so se ricordate un fallo su Matuidi. Non vorrei sbagliare, Francesco, forse di Cancelo, ma non sono sicuro, dove Matuidi prosegue la corsa e non Cancello. cade. Era di Cancelo. Se Matuidi si fosse buttato a terra sarebbe stato rigore netto perché aveva subito fallo. Ancora ne ricordo un altro, Miranda che sposta nel secondo tempo Dybala in aria con le mani, braccia, insomma lo spinge proprio via niente. E sul finire ricordo Skriniar con Higuaín lanciato a rete, ultimo uomo, che lo butta proprio per l'area e l'arbitro non interviene. Sarebbe stata espulsione. Di cosa stiamo parlando che la Juve è stata danneggiata in quella partita? Tra l'altro l'episodio del rigore di Higuaín è ben prima dell'espulsione eventuale di Pjanic. Ma di che cosa stiamo parlando? Un arbitro che vuole favorire la Juve non dà un giallo. Cioè, ma ci rendiamo conto? Allora bisogna anche ribattere colpo su colpo a queste persone. Cioè la Juve in quella partita è stata sfavorita e se prendiamo le immagini e la partita, io sfido chiunque a smentirmi. Hanno voglia di fare convegni e di dire sempre il giallo di Pjanic, il giallo di Pjanic. Poi il Napoli ha perso con la Fiorentina, mica è colpa della Juve se non hanno avuto tenuta psicologica. Comunque, ho fatto il mio piccolo sfogo. Recupero. Allora, sì, Certo. Fernando Asancura ci dice la formazione ipotetica della Juve. Bonucci, Chiellini, Danilo, Cuadrado, Artur, Bentancur, Kulusevski, Dybala, Ronaldo, Morata, siamo troppo forti, se non vinciamo Champions League, ce lo auguriamo magari. Vediamo, vediamo. E anche troppo sbilanciati però con quella formazione. Allora, ecco qui, l'ha detto anche Carlo Di Benedetto, non l'avevo letto, esatto, Carlo, l'ho appena detto quello che stai dicendo tu, involontariamente ti ho anticipato, forse avevi già mandato il messaggio. Solo odio su di noi, dice Massimo Orto che saluto, forza Juve, Luca Spano, quella partita Inter Juve ho goduto sul gol di Guain, sì, è stata la partita scudetto, davvero è stato bellissimo quel gol sul finale di testa, noi eravamo al club e abbiamo gioito come non mai chiaramente.
Buonasera, sono un tifoso del Napoli, dico la partita Juve si doveva giocare. Allora salutiamo Francesco Gaudino e vedi, è un tifoso del Napoli, dice la partita si doveva giocare, quindi lo ringraziamo perché mostra la sportività, ma Certo. credo che siano comunque dei tifosi del Napoli. Innanzitutto ci fa piacere che ci stiano seguendo perché noi siamo aperti al dialogo. Io continuo a dire quello che ho sempre detto, ma è il pensiero anche di Francesco. Io non voglio usufruire di vantaggi, quindi se il Napoli viene senza Insigne per infortunio, e vabbè, capita purtroppo, infortuni l'avevamo pure noi, ma viene menomato da Covid, mi dispiace, così come dispiacerebbe a parti invertite. Però io parlo di regolamenti, se c'è un regolamento sottoscritto e parlo anche di diritto e l'ASL si rifà alla circolare ministeriale, che è quella richiamata nel regolamento, non c'è nulla di strano se Napoli viene a Torino. Tant'è vero che Bonucci è andato in nazionale e ha giocato. Perché? Perché ha fatto l'isolamento come da protocollo, è risultato negativo, va a fare la partita e poi per i 14 giorni, se sono negativi, comunque vanno in isolamento fiduciario domiciliare, scusate, e restano per i 14 giorni. Dopodiché, i giocatori, l'ha detto anche Agnelli, vengono sottoposti a test ogni 48 ore praticamente. Così andrà avanti la serie. Altrimenti, per me, possiamo anche fermare il campionato. Francesco, e qui voglio lanciare un altro argomento: è meglio poi che stabiliscano delle regole chiare. Però attenzione che non si faccia l'eccezione con il Napoli perché non va bene, quella è una regola che già era stabilita, ma che non ci lancino poi la proposta dei playoff all'improvviso che non erano neanche stati codificati ab origine, cioè all'improvviso adesso si sta parlando anche di playoff. Allora si mettessero d'accordo perché per me, io lo ripeto, una stagione senza calcio ci dispiace, ma la possiamo anche fare, purché ci sia chiarezza nelle regole, cioè all'improvviso poi introdurre i playoff, io non so, tu cosa pensi su questo? E chiedo anche ai nostri amici, Ma chiaro. io dico tre cose. Ma io dico tre cose. La prima è che i playoff non avrebbero alcun senso. Fatti oggi non avrebbero alcun senso, figuriamoci fra 2 mesi. Numero due, ormai si è creato un precedente e questo è stato un grandissimo autogol da parte della federazione, perché ormai si è creato il precedente che Napoli non si è presentato mediante l'autorizzazione dell'ASL e quindi adesso scoppia un caso incredibile. E la terza cosa è che se si deve continuare così questo campionato, non vale la pena andare avanti, perché poi adesso abbiamo la terza giornata che verrà recuperata, non so, tra un mese, la prossima magari quarta giornata che verrà recuperata tra 2 mesi. Viene completamente falsato un campionato che è già difficile per sé, già difficile affrontare questo campionato. Quindi, se si deve andare avanti così, ci mettiamo l'anima in pace, ci fermiamo tutti, ci prendiamo un anno sabbatico e magari tutto lo stress che riversiamo verso il calcio lo riversiamo verso altro, punto. Va bene anche così, l'importante è che si trovi comunque una soluzione. Andare avanti così, cioè adesso sì, parliamoci chiaro, cioè, facciamoci un discorso molto papale papale, insomma. Magari cioè, noi andiamo ad affrontare magari una partita domenica prossima dove non si sa se tutte le squadre affronteranno la partita, magari ci presentiamo in campo e esce qualche autorizzazione improvvisa dell'ASL in cui, cioè, a questo punto viene falsata la preparazione, viene falsata la lettura, la convocazione dei calciatori. Andare avanti così non ha senso. Ma infatti su questo tra l'altro mando il messaggio di Felice Mellone, dice playoff no, ma Francesco infatti anche l'ASL di Genova ha tra virgolette precisato e chiarito la linea guida rispondendo tra virgolette a quella del Napoli, insomma diciamo così, e in effetti tutte le ASL si sono uniformate, ripeto, alla circolare ministeriale se non sbaglio la 21.463 18 giugno 2020, per questo stanno scendendo in campo, non c'è nulla di strano, stanno attuando un protocollo di quarantena soft previsto di concerto con il governo, in effetti, perché con il Ministero della Salute, il Comitato Tecnico Scientifico, chiaramente Lega e FIGC, sottoscritto da tutti. Quindi, se noi accettiamo delle regole, Francesco, io credo che poi dobbiamo rispettarle, altrimenti, voglio dire, poi uno ne paga le conseguenze e le sanzioni quelle sono. Poi, per me, il giudice sportivo, attenzione, può anche solo sanzionare con un'ammenda, dare un punto di penalità, sarebbe una decisione sbagliata, e lo dico e lo ribadirò sempre. Tra l'altro, voi siete abituati, siamo abituati alle acrobazie giuridiche o giudiziarie della giustizia sportiva. Basta vedere come siamo stati mandati in Serie B con l'illecito strutturato, che era una figura che non esisteva, creata ad hoc, in effetti, per giustificare la retrocessione della Juventus. Quindi di che cosa stiamo parlando? Quante volte abbiamo visto, anche con il caso Conte, ricordo, dei ragionamenti strani della giustizia sportiva. Poi se interviene la politica, si cerca un compromesso, si fa l'eccezione perché è la prima volta, eccetera. Ma non è un problema nostro, il diritto è questo. Poi se non viene applicato, dovranno poi dare spiegazioni ai vertici
comunque della Lega Calcio, perché mi risulta che anche gli altri presidenti siano molto stizziti. Dunque, Pietro dice, cioè, se rinviano Juve-Napoli, chi potrebbe dire nulla all'Inter? Punto, si crea il precedente, ma non esiste da regolamento. Il Napoli, ragazzi, ve lo ripeto da avvocato, io può venire qualunque avvocato a smentirmi, può venire pure il giudice sportivo. Il Napoli può non essere sanzionato solo se è stata una decisione autonoma dell'ASL, non che però non sia stata una conseguenza di una violazione di un protocollo. Ok, di un protocollo intendo la procedura Covid, la quarantena, ossia appena c'è un caso di positività vanno tutti in isolamento domiciliare come ha fatto la Juventus. Aggiungo che il 28 settembre vi erano altri 14 casi nel Genoa tra giocatori, staff, eccetera, non ricordo la proporzione. Quindi, a mio giudizio, già doveva scattare la quarantena dei giocatori del Napoli perché sapeva e tutto lo staff, perché sapevano che la domenica avevano giocato con giocatori colpiti da Covid, non erano rimasti solo a Genova. Quelli colpiti da come erano venuti anche a Napoli, quindi subito bisognava andare in quarantena e aspettare, perché è chiaro che dopo un giorno, non subito, il test è positivo. Questa è la regola. Poi, se fanno degli strani ragionamenti, delle acrobazie, oppure il Napoli, per carità, può aver seguito la procedura, tutto ci lascia intendere, pensare diversamente, perché quello che ho letto e ho visto mi lascia pensare diversamente. Se è stata seguita, alzo le mani. Se c'è stata una violazione, deve essere sanzionato con una penalità di un punto e con la sconfitta a tavolino, altrimenti non ne usciamo più. Per me il campionato si può anche fermare. Io non voglio vincere a tavolino, però le regole devono essere applicate. La Juventus sarebbe andata, Agnelli l'ha detto, sarebbe andata tranquillamente a giocare anche meno male. I playoff non servono a nulla, dice Luca Spanò, lo dovremmo finire il campionato. Vabbè, sì, Lucio dice, parla del Gador, la squadra di Sant'Andrea Capua Vetere. Massimo Orto dice, fermate il campionato, credo si riferisca Francesco più che altro alla situazione, nel senso che se deve diventare una barzelletta, poi come hai detto tu, allora anche queste partite non hanno più senso, perché anche se mi fai playoff non ha più senso cercare di lottare su ogni pallone per i 3 punti, anche in campi di provincia, eccetera. Uno sta anche più attento, gestisce magari i campioni, Francesco, e punta anche a fare una Champions diversa. Quindi su questo anche io sono d'accordo con i nostri amici, insomma, Ah, assolutamente, siamo anche un assolutamente. po', siamo anche un Dunque, po' abituati, insomma, ad affrontare partite importanti con tante defezioni. Quindi figuriamoci se il Covid per noi cioè perdere un calciatore per Covid sia un grosso problema. Io ricordo un quarto di Bayern Monaco dove abbiamo giocato benissimo, la Juve allenata Allegri, siamo presentati lì senza Dybala, senza Marchisio, senza Chiellini, quindi siamo una squadra comunque abituata a giocare con delle defezioni. Non deve essere questa una scusa, bisogna affrontare ovviamente la partita. sì, quello che dice Pietro Iacono è vero, il Napoli da ciò si è capito non ha fatto la bolla, e anche io ho capito questo, quello che ho letto, non sto lì quindi posso riportare quello che ho letto, se è vero che sono stati cancellati anche i report e gli allenamenti, questo atteggiamento mi sembra sospetto, ma anche le dichiarazioni di De Luca, attenzione, sono un'autorete, perché De Luca ha fatto quasi intendere, l'ASL ha deciso così, tra virgolette, e questo è. Non si è parlato di una procedura, cioè non sono state chiare. Attenzione, attenzione, che è tutto da. Io credo che questo stia valutando il giudice sportivo. Poi vedremo, ragazzi. Poi dovrà sempre giustificare la sentenza. E poi, se si fa una soluzione di compromesso, io sono contrario, ma che vi devo dire? Dunque, Francesco Codino, la partita di Napoli che non è partita di Torino, penso che ce l'ho Zambinotto presidente insieme con l'AS di Napoli, e lo dice un tifoso del Napoli, io non lo so. Francesco, non lo so, possiamo solo fare delle deduzioni. È vero che sembra che De Laurentiis, anzi, l'ha detto anche Agnelli, avesse mandato comunque dei messaggi ad Agnelli. Bisogna capire la tempistica di questi messaggi. E poi aggiungo un'altra cosa, Francesco. Ma se io sono d'accordo che era rischiosa la partita, io l'ho detto, quindi è ovvio, l'ho detto prima. Quindi è chiaro che vi era una forte possibilità di contagio per i giocatori della Juve. Io ero per il rinvio dal punto di vista della preoccupazione per i calciatori della mia squadra, ma assolutamente sì, della loro salute, ci mancherebbe. Però dico io, quando il lunedì abbiamo saputo di tutti questi casi nel Genoa, a questo punto già lunedì, martedì, il Napoli poteva già dire, ragazzi, ma non è che a scopo preventivo, per precauzione, al di là dei test positivi, negativi, non è meglio aspettare e rinviare la partita? Il senso sarebbe stato diverso della cosa, perché al di là del protocollo, al di là del regolamento, ci sarebbe stato anche il tempo, alias 4-5 giorni, per organizzarsi, anche di concerto con le altre squadre Serie A, perché il rischio c'era. Però è stato fatto tutto la sera per la mattina, quindi questo è un po' strano. Saluto Vincenzo Sì. Domenicano, cosa ci dice? Il Napoli è stato bloccato
parte tutta la Salernitana, perché è stata fatta venire per Verona? Non fa parte della stessa regione? Sì, Vincenzo, l'abbiamo detto la settimana scorsa e l'ha ripetuto anche Francesco proprio pochi minuti fa. Quindi è un ragionamento che abbiamo fatto tutti, anche come della primavera del Napoli, di Milik. Ci sono tante stranezze, quindi purtroppo non siamo noi a dover dare delle risposte. Poi potremo anche non concordare con le risposte che darà magari il giudice sportivo, chi di dovere. Però, ragazzi, purtroppo non spetta a noi decidere, noi possiamo solo esprimere la nostra opinione e fare delle valutazioni. Francesco, io tra le tante cose, insomma, abbiamo detto Juventus sotto attacco. La Juventus, ricordo, fu attaccata, ricordi, sai, con l'acciaio scadente dello stadio, e invece abbiamo visto che è uno stadio di ottima qualità. Poi, non so, il bilancio, ultimamente, insomma, il bilancio è rosso, però Francesco, vabbè, sono squadre anche comunque di alto livello che hanno un bilancio molto più, insomma, pesante rispetto alla Juventus. Quindi anche queste critiche, io quindi lancio anche questo argomento, no? Fiducia a paratici, tu cosa pensi su questo? Ma io penso innanzitutto che per quanto riguarda il bilancio rosso sono delle stupidaggini che lasciano il tempo che trovano, anche perché noi, seppure magari abbiamo questo bilancio in rosso, ma in rosso abbiamo il calciatore più forte del mondo, insomma, insieme a Messi, che è Cristiano Ronaldo, quindi è anche giustificata come cosa. Abbiamo il bilancio in rosso, però sono 9 anni che vinciamo il campionato. Ci sono squadre che hanno il bilancio in rosso che non alzano nemmeno la Coppa Italia, e questo è un qualcosa che fa pensare, ma che fa pensare loro. E quindi voglio avere il bilancio rosso per i prossimi 20 anni, ma voglio vincere quello che ho vinto negli ultimi 9. Detto questo, su Paratici io mi sono sempre, ci ho sempre messo la faccia e l'ho sempre difeso, facendo anche un post che potete andare a trovare anche sulla pagina nostro, su Feedback Bianconero, in cui dico, e questo è un discorso generale che a me non piace parlare. Prima non piace parlare dopo, ma mi piace parlare comunque durante, insomma, no? Io dico questo, che molte persone spesso non lasciano il tempo di lavorare. Io penso che Paratici abbia portato già storicamente tanti calciatori alla Juventus, tanti calciatori giovani. Questa volta con la situazione Covid, con po la poca disponibilità economica che c'è in giro e che c'è nella Juventus, era difficilissimo fare mercato, e sono convinto, sono sicuro che Paratici abbia fatto un mercato che vada ben oltre la sufficienza, quindi un 7,5. Mi correggo, siamo tutti bravi a parlare durante, a parlare dopo, e viene difficile parlare prima. Io la fiducia in Paratici l'ho sempre avuta, e il colpo Chiesa è stato un colpo abbastanza importante, secondo me, anche e soprattutto in ottica futura. Abbiamo detto che Chiesa è un calciatore che comunque magari non è prontissimo ad oggi per lavorare nella Juventus, ma lo sarà sicuramente un giorno. Non mi piacciono queste voci che girano intorno a Paratici, dell'interessamento della Roma. Addirittura ci sono delle testate giornalistiche che danno l'affare praticamente già fatto, cioè Paratici via dalla Juventus. Noi non abbiamo alcuna notizia in merito. Sono sicuro che Paratici rimarrà alla Juventus, e Paratici merita di restare alla Juventus, perché se noi andiamo ad analizzare comunque anche il mercato, perché poi un direttore come Paratici va analizzato in base ai risultati sportivi, alla squadra che fornisce al proprio allenatore. Io penso che quest'anno, come ho già detto prima e come ho detto nel post, Paratici abbia fatto un mercato da 7,5, anche perché, ripeto, questo mercato è forse stato il più difficile, non dico della storia, ma quasi. Sì, è stato difficile sicuramente. Dunque, allora, mandiamo in onda un po' di messaggi, perché all'estero non ci sono tutte queste polemiche. Dice Massimo Orto ha ragione, perché hanno un'altra cultura sportiva. Questa è la risposta, questa è la verità, ragazzi. Davide Wolf critica De Laurentiis, Luca Spanò, sì, la Juventus affronta le cose sul campo, giustamente fa una bella battuta Pietro Iacono, i playoff, immagino che noi arriviamo quinti e poi vinciamo lo scudetto, e lì direbbero che non vale perché abbiamo avuto fortuna, certo, se vinciamo anche il campionato con i playoff è davvero finita, non sanno più, insomma, tra ASL, non so, Penombra, Francesco Fatturato, quante ne hanno cacciato il VAR, abbiamo subito il primo rigore con il VAR, se non sbaglio, insomma, di tutto, e alla fine sono 9 anni che stiamo vincendo. Io su Paratici, io sì, più o meno direi un mercato discreto, quindi date voi il voto 7, 7 più, 7 e mezzo, fate voi, per me è un mercato discreto più o meno, sono d'accordo a grandi linee con Francesco, forse quello che mi sento, quello che ho appreso, ecco, in questi 2 anni di Paratici senza Marotta, è che forse Paratici deve fare
o deve migliorare dal punto di vista della gestione proprio economica. Ho l'impressione che lui sia comunque un grande intenditore di calcio, uno scopritore anche di talenti, però forse la gestione economica serve anche giustamente esperienza. È comunque un dirigente relativamente giovane, quindi potrà sicuramente migliorare. Tu hai parlato del colpo. Ah, un attimino, mando il messaggio di Luigi Gomba, domani come finirà sta tarantella? Luigi, io non so che la tendenza dovrebbe arrivare forse mercoledì, è forte il termine che ho usato, tarantella, ti ripeto, per me o 3-0 a tavolino e sanzione per il Napoli, oppure nulla. Poi se fanno un compromesso, ragazzi, ve lo dico, non so su come si potrà arrampicare il giudice sportivo, però qui tutto è possibile. Vediamo cosa dice Domenico Bruni. Spiegate perché danno 9 al mercato dell'Inter e a noi appena la sufficienza. Domenico, è molto semplice, Francesco, mi permetto di rispondere io. Nel frattempo saluto il nostro carissimo Certo. Marcone Gerardo. Mi metto rispondo io perché devono sempre, tra virgolette, sminuire la Juve e saltare gli altri. Perché l'Inter, per carità, a me piace molto il colpo Hakimi, un giocatore che avrei voluto alla Juventus, poi bisogna vederlo sempre con attenzione. Quindi Hakimi è un ottimo colpo. Però Vidal, sì, però è un giocatore che quanti anni ha davanti? Kolarov, Vidal, sono giocatori pronti all'uso per vincere subito. Se la Juve avesse acquistato 2 o 3 giocatori dai 33 anni in su, io credo che i tifosi si sarebbero molto innervositi. Sicuramente l'obiettivo di ringiovanire la rosa per me è stato raggiunto. Poi deve essere limata la rosa e migliorata. Ci dice Davide Poti, 3-0 a tavolino, il Napoli furbo, quindi per lui è forza Juventus, il Napoli è stato furbo. Vedremo cosa dirà il giudice sportivo. Noi abbiamo il nostro pensiero e vedremo se è stata furbizia o altro, non lo so. Quindi Francesco, stavo dicendo, Paratici sicuramente comunque è un intenditore di calcio su Chiesa e qui vorrei sapere anche l'opinione dei nostri amici perché stiamo vedendo un pochino l'evolversi anche di queste partite delle nazionali. Ho letto di un Danilo che ha fatto molto bene, quindi continua questo trend positivo. Rabiot sembra un po' insomma così così. Ramsey ho letto che ha fatto bene. Io ho visto un po' la partita della nazionale perché volevo osservare Chiesa, dico la verità. Ti confermo la mia impressione su questo giocatore. È un giocatore che ha qualità comunque fisiche, anche tecniche per carità, però io non lo vedo nei tre davanti. Spero che Pirlo lo adoperi appunto come esterno di centrocampo. E questo secondo me è l'equivoco. Se lo qualifichiamo come attaccante esterno, per me è un buon giocatore, ma nulla più. Se lo qualifichiamo come giocatore di fascia a tutto campo, forse come anche con Bernardeschi, Pirlo potrà trarre davvero il meglio da questi due ragazzi ex Viola. Tu cosa pensi? Ma io dico questo, che se Pirlo riesce a dare titolarità a destra Chiesa e a sinistra Bernardeschi, sarebbe un grandissimo vantaggio per la Juventus, perché Bernardeschi risulterebbe un vero e proprio acquisto, poiché lo scorso anno è un calciatore che ci ha un po' penalizzato in alcune scelte. Pirlo deve essere molto bravo a lavorare in Chiesa, io l'ho detto. Se l'ha acquistato Paratici è perché c'è stato comunque un confronto con Andrea Pirlo. Chiesa è un ragazzo bravo a giocare con 6-7 metri davanti, a puntare l'avversario, a puntare la porta. Pirlo, sotto il punto di vista tecnico, gli deve, non dico insegnare, però Chiesa dovrebbe essere un calciatore in grado di giocare anche in mezzo metro, in grado di giocare più palla. Magari si dovrebbe fare un po' più la palla a piedi, non sempre con delle grandi praterie, anche perché alla Juventus sappiamo benissimo che le squadre avversarie triplicano la marcatura e chiudono gli spazi, è molto difficile andare in contropiede. Io penso che a destra con Chiesa e con Cuadrado nel 3-5-2 siamo veramente coperti, anche se sono curioso di vedere anche Chiesa sotto il punto di vista atletico in ripiegamento. Questa è una cosa che mi incuriosisce, perché poi alla Fiorentina, la maglia della Fiorentina non pesa come quella della Juventus. A sinistra c'è Sandro, ma paradossalmente ho tantissima fiducia in Bernardeschi sotto il punto di vista atletico, perché è un ragazzo che veramente ci può dare una grossa mano, magari partendo come terzino o esterno sinistro e avendo il raggio di azione sotto il punto di vista dell'attacco anche un po' limitato, perché sappiamo tutti che sotto il punto di vista delle scelte Sì. offensive è un ragazzo che lascia veramente molto a desiderare. Sì, allora rimandiamo un po' di messaggi. Luigi Longobardi, meritiamo il 3-0, altrimenti devono fermare il campionato. Ringiovanire la rosa, sì, anche Luca Spano dice obiettivo raggiunto. Il vero top vero è il Pirlo, dice Davide Poti. Complimenti, siete presi. Grazie, ti ringraziamo, Davide, sei molto Grazie, gentile. grazie. Marcone Gerardo dice: perché Dybala è stato convocato per infortunio? La Juve deve far sentire. Sembra che abbia avuto però dei problemi intestinali, se non sbaglio, Dybala, non fisici. Certo, questo ritarda. Gerardo, questo ritarda la ripresa
diciamo, dell'attività agonistica, però attenzione, Dybala comunque aveva bisogno di giocare, quindi questa volta forse qualche minutino in nazionale, insomma, Dybala avrebbe potuto giovarsi di questa cosa. A volte quando tornano degli infortuni è quasi meglio se fanno quei 30 minuti in nazionale per cominciare a prendere il ritmo partita, secondo me. Dunque, Bernardeschi a tutta fascia sinistra, Francesco, tu lo sai, io sono stato, guarda, forse addirittura il primo a parlarne perché ne ho parlato più di un anno fa e venivo anche molto preso in giro. Adesso se Pirlo schiera tutta fascia a sinistra, vediamo poi se ho ragione o meno, non lo so, va approvato, però sarei molto curioso come te di vedere Bernardeschi in quel ruolo. Restano delle remore dal punto di vista difensivo, però può essere tatticamente, tra virgolette, addestrato da chi di dovere, un Anche brutto termine, perché, diciamo, sì, allenato, no, allenato. ma anche perché tutti ci ricordiamo che qual è stata la migliore prestazione di Bernardeschi alla Juventus? La migliore prestazione in assoluto di Bernardeschi alla Juventus è stata da esterno sinistro in Juventus Atletico Madrid 3-0. Allora, io penso che Pirlo basta che riguardi un po' quella partita e che lo faccia giocare in quel ruolo, poi magari ci fa una bella sorpresa. Allora, ma mando il messaggio di Massimo Orto, finalmente una trasmissione seria, ti ringraziamo e noi lo facciamo in modo amatoriale, Grazie. sia chiaro, ragazzi. Solo complimenti, bravi ragazzi, ti ringraziamo. Cerchiamo sempre di mantenere un linguaggio contenuto, di essere rispettosi. Facciamo anche delle critiche, per carità, però cerchiamo di usare questo, tenere un linguaggio sempre molto moderato. E questo è il nostro stile, speriamo che vi piaccia. Se dobbiamo alzare i toni, li alziamo, però sempre con rispetto e speriamo anche di riceverlo. È sempre stato così, devo dire la verità, quindi vi ringraziamo. Dunque, sì, Francesco, quindi ci sono davvero delle novità. E alla fine, perché no, Francesco, mandiamo anche in onda Crotone e Juventus formazioni. Restiamo sempre in casa bianconera. Secondo te, ti faccio questa domanda, al netto chiaramente delle condizioni fisiche, e speriamo che parliamo solo di condizioni fisiche. Pirlo proporrà nuovamente una Juventus offensiva? Ti aspetti? Io personalmente, magari forse giocheranno di nuovo Ronaldo e Morata davanti per questa questione di Dybala, però ti aspetti, non so, questa volta un Kulusevski schierato dietro le punte o insisterà su Ramsey? Sulle fasce, insomma, vedi magari lo stesso Chiesa sulla sinistra, perché io credo che Chiesa potrà. Forse è andato un attimo via la linea, ci risiamo. Mi hai sentito, Ok, ci Francesco? siamo. Sì, ecco, vai. Sì. Sì, ti Vai, vai. sento. Ma io dico questo, che innanzitutto se si fosse giocata la partita contro il Napoli, Pirlo ci avrebbe fatto veramente divertire con quella formazione, perché poi c'erano un po' tutti. C'era Ronaldo, c'era Dybala, c'era Kulusevski, c'era il possibile inserimento di Morata successivamente. Io dico questo, che è una Juventus all'attacco, mi aspetto un quadrato comunque a destra, a sinistra non è da escludere secondo me la sorpresa fra Botta e durante la partita magari anche una mezz'oretta di Chiesa, poi a seconda di come si mette la partita. Dietro le punte io mi aspetto assolutamente Ramsey. Per quanto riguarda Kulusevski, diciamo che questo infortunio di Dybala, il fatto che comunque Morata ancora non abbia giocato al 100% una partita ufficiale, ancora non abbia veramente imparato le metodologie di Pirlo, mi aspetto anche un Kulusevski Ronaldo come si è visto contro la Sampdoria. Quello che mi lascia diciamo felice, che mi strappa un sorriso, è sicuramente finalmente vedremo, e sono convinto di questo, il centrocampo che tutti ci aspettiamo, e cioè Arthur Bentancur, e poi c'è insomma questo dubbio come mezzala sinistra. Sappiamo tutti che se la giocano Rabiot e McKinney. A questo punto io so che Rabiot non ha fatto proprio bellissime cose in nazionale, magari qualche minutino di panchina in più non gli guasta, e magari lo statunitense con a fianco due giocatori tecnici come Arthur e come Bentancur potrebbe rendere sicuramente meglio rispetto a Rabiot. Quindi dobbiamo vedere un po' Pirlo se vuole giocare, insomma, sempre con i due mediani più il vertice, oppure con, anche se forse giocherà con i due mediani. Dunque, dice Giuseppe Alfelta, ci fa una domanda: vorrei sapere da voi perché tanti tifosi della Juve criticano Chiesa prima che cominci a giocare. Effettivamente con la maglia della Juve. Dunque, diciamo che noi juventini siamo un po' critici, questo lo dobbiamo dire come tifoseria, dico in generale, e a volte anche in senso negativo. Io direi, come detto tu, è comunque un ragazzo di 23 anni, diamogli fiducia, io ripeto, lo vedo bene come esterno di centrocampo e poi giudichiamo, vediamo anche Pirlo cosa vuole, perché io so, questo posso darlo abbastanza per certo, che è stata una richiesta di Pirlo, come è stata una richiesta di Pirlo lo stesso McKinney, quindi
Penso che un po' di credito Pirlo possa meritarlo, sicuramente è un grande intenditore di calcio. Vediamo cosa, come plasmerà Chiesa, in che ruolo lo vorrà utilizzare e poi potremo dare un giudizio positivo o negativo. L'operazione, mi permetto di dire, può essere onerosa nel complesso, però i primi 2 anni parliamo di cifre irrisorie per quello che è il calciomercato, quindi la Juventus avrà tutto il tempo di valutare eventualmente l'investimento, così come con Morata. Quindi vediamo un pochino. Massimo Orto, mi dispiace solo che in questa trasmissione ci sono giornalisti. Se... Ah, no, sono giornalisti, non volevo. Ah, no, no, figurati, Massimo, ma a noi ci hai fatto un complimento, degli altri non ho letto proprio perché cerco di non parlare degli altri, salvo quando dobbiamo riportare delle dichiarazioni. Abbiamo riportato quelle di De Luca, ma sempre con il massimo rispetto e con il sorriso sulle labbra. Ho citato altri, figurati, non ci sono problemi. Noi non siamo giornalisti professionisti, quindi lo facciamo in modo amatoriale. Rabiot non è squalificato, giusto, ha ragione Luca Spano, ci fa notare, non avendo Vero, giocato con il Napoli, giusta giusto, osservazione, Rabiot giusto. salterà la partita con il Crotone, assolutamente sì. Bravo, Giocheremo sabato sera e poi ci sarà la Champions la settimana prossima, però ragazzi della Champions ne parleremo lunedì, perché lunedì presumibilmente faremo la prossima diretta e quindi potremo parlare di Dinamo Kiev Juve, in quel di Kiev la Juventus farà il suo debutto in Champions. Alvarito e CR7 insieme faranno faville, sono complementari nella metà campo avversaria, dice Lucio Girardi, e noi ce l'auguriamo. Chiesa farà un grande campionato, dice Luigi Longobardi, anche qui speriamo che insomma sia così. Sì, Rabiot è squalificato, dice Domenico Bruno, sì. confermiamo. Giustamente No, io per quanto abbiamo. riguarda, volevo riallacciarmi un attimo al discorso di Luigi Longobardi sul fatto che Chiesa farà un grande campionato. Insomma, questo sicuramente, e anche su ciò che ci dice Giuseppe Afeltra. Praticamente io non è che ho visto tante critiche su Chiesa, ho visto comunque dei dubbi che possono essere legittimi, perché poi a me, parlo come esperienza personale, guardando le partite della Fiorentina e Chiesa, mi ha dato l'impressione anche un po' di un contropiedista, no? Un calciatore che ha bisogno, come ho già detto prima, di tanti spazi. Quindi Testa i bassa. dubbi ci sono quando magari alla Juventus devi giocare in mezzo metro, è semplicemente questo, però alla insomma ci mancherebbe, certo. Sì, anche io l'ho detto perché gioco un po' a testa bassa, però ragazzi, comunque può migliorare perché sono giovani, sono italiani. Io credo che soprattutto sembra che sia stato anche il padre a spingere molto per la Juventus. Avere delle motivazioni anche in ambito familiare forte potrebbe appunto avere una marcia in più anche per questo. Poi, Francesco, io spero davvero che Pirlo possa avere a disposizione tutta la rosa. Sappiamo che De Ligt tornerà a novembre, però non subito. Ragazzi, comunque viene da un'operazione alla spalla, non è semplice. E vedremo anche questo Danilo. Comunque la Juventus a Crotone e Verona non sono avversari, voglio dire, insormontabili, vanno rispettati, ma sono partite dove Pirlo potrà anche continuare forse a fare qualche piccolo esperimento e a trovare la cosiddetta quadra del cerchio per poi nelle partite clou. Penso anche alla stessa partita di Champions che, come ha detto Pirlo, anche ho letto un'intervista, ha detto in Champions ormai le partite sono tutte difficili, ma è così da anni, quindi non vi sono squadre cuscinetto. Quindi già Kiev, la Juventus, al pronti via dovrà dare una risposta forte e anche con il Barcellona, chiaramente, che però anche il Barcellona è una squadra che ha cambiato molto e comunque è una squadra parzialmente in costruzione. Sono felice di Morata alla Juve, dice Luca Spanò. Anche su Morata, Francesco, io ho letto delle critiche. Morata sicuramente l'abbiamo analizzato, non è un bomber da 40 gol, ha detto lui stesso, però è un giocatore che ha fatto gol pesanti. Io ricordo anche per esempio con l'Atletico, ha fatto quel gol con il Liverpool, ha eliminato di fatto il Liverpool. Quindi è un giocatore che sicuramente nelle partite importanti non ha il tremolio alle gambe. Ha segnato con noi in finale di Champions, segnò con il Real Madrid, ricorderà anche al Bernabéu, ma anche a Torino. È un giocatore che comunque i gol pesanti nelle corde, nelle sue corde li ha. Io credo che i gol vadano anche pesati. Noi abbiamo CR7 che comunque è il nostro bomber, abbiamo lo stesso Dybala che se è un giocatore che va spesso in rete, Kulusevski ha il gol insomma nelle sue corde, eccetera. Quindi magari anche pesare i gol di Morata e vedere anche la sua funzionalità al gioco della Juventus. Abbiamo sempre detto che forse Dzeko sarebbe stato più funzionale, eccetera, eccetera, però bisognerà vedere Pirlo come riuscirà poi a riplasmare questa Juve. Tu su Morata sei fiducioso? Che impressioni hai? Ma dobbiamo essere onesti, nel senso che Morata non era il centravanti che ci aspettavamo, ma questo non vuol dire che non sia un calciatore funzionale o che possa fare male alla Juventus. Si parlava di Dzeko e di Suarez, calciatori con delle caratteristiche completamente diverse da Morata, Morata più
un calciatore che fa tanto movimento. Diciamo che a noi quello che è mancato lo scorso anno è più un centravanti buono, un centravanti che apre gli spazi, magari un po' più statico, ma che facesse veramente il gioco che fa un po', ecco, anche un po' Lukaku nell'Inter. Morata non è quel tipo di calciatore, però ha delle caratteristiche che secondo me sono ideali per far rendere anche calciatori come Dybala. Lui è molto bravo sotto il punto di vista tecnico, quindi può giocare di sponda, può dare apporto ai centrocampisti e soprattutto è un calciatore dotato di una grande velocità, di una grande progressione. Questo vuol dire che riesce anche ad allungare la squadra e a cercare di far allungare la squadra avversaria, quindi dà più possibilità, riesce a dare più profondità, e quello un po' che ci è mancato, perché se ricordate lo scorso anno siamo spesso arrivati al limite dell'area, abbiamo cincischiato con la palla, abbiamo fatto un po' di tiki-taka, ma alla fine non si affondava mai. Perché? Perché non c'era il centravanti che faceva il movimento dietro l'ultimo difensore avversario. Morata ci può dare una soluzione del genere, un calciatore che può fare tanto movimento e può dare profondità alla manovra. Sì, può dare profondità. Dunque, allora, voglio rispondere a Luigi Longobardi perché in effetti, allora, bisogna fare chiarezza perché noi abbiamo dato per scontato erroneamente il rinvio, perché attenzione, se Rabiot te viene omologato il 3-0, controllate il regolamento perché sono praticamente sicuro, però dai, potrei anche sbagliare. Se viene omologato il 3-0 è come se la Juventus avesse giocato. Quindi Rabiot ha scontato la sua squalifica. Potete anche Benissimo. controllare il regolamento, poi lo verificheremo se sto sbagliando, ma credo di sono abbastanza sicuro, lo ripeto. Se invece, come noi oggi abbiamo considerato che non gioca perché al momento non è arrivata la decisione, quindi se non Esattamente. arriva la decisione, deve saltare la partita con il Crotone, praticamente. Questo è il regolamento per rispondere a Luigi Longobardi e ringrazio anche lo stesso Sì, perché ci no, ha volevo dato. aggiungere, Sì, no, volevo Sì. aggiungere anche questo. Luigi ha giustamente sottolineato questa cosa. Prima ci siamo fermati perché comunque ad oggi la decisione è comunque di un rinvio. Eventualmente ci fosse rinvio, comunque risulterebbe squalificato e quant'altro. Però, come ha spiegato anche Domenico, perciò prima non abbiamo continuato il discorso, se si decidesse nel caso di un 3-0 a tavolino, lui non è più squalificato perché è come se avesse giocato. Quindi bisogna anche un attimo valutare il regolamento. Diciamo abbiamo dato per buono prima il fatto che era squalificato perché ad oggi le decisioni sembrano un po' proiettate verso il rinvio, semplicemente questo. Sembra una decisione politica, diciamo così. Anche Luca Spano dice è fiducioso della UDP. Lo Giuseppe Feltra dice: penso che, siccome penso parli di Chiesa, ha voluto fortemente la Juve l'ha voluto, farà sicuramente bene. Il ragazzo ha voglia, ma sicuramente ha voglia. Domenico Bruni, io penso uno dei nostri problemi principali è che molti nostri centrocampisti non hanno il gol nelle corde. Voi che ne pensate? Dunque, questa è un'osservazione che è pertinente perché il giocatore che ha più gol insomma, è a Ramsey attualmente, perché McKennie. Oddio, qualche gol ha fatto, io so, anche di una tripletta flash in nazionale, però mi sembra più un giocatore di rottura, però attenzione, qualitativamente, insomma, non è solo un giocatore di rottura, ha una discreta qualità, io ho visto anche fare dei lanci, eccetera. Arthur non è un goleador, Bentancur abbiamo visto nel suo percorso di crescita, ancora non ha raggiunto, insomma, questo livello, e abbiamo Rabiot anche, non è un grande goleador, però Khedira, che però attualmente, Francesco, mi sembra ancora fuori dal progetto per il momento, è chiaramente con Ramsey il centrocampista che ha più gol, insomma, nelle proprie corde. E per lo più ci sarebbe anche Kulusevski, che però io considero più negli attaccanti, insomma, anche se è un trequarti, eccetera. Quindi sì, è vero, e anche per questo forse Francesco Pirlo ha deciso e parla anche di mancanza di mezzali a parte McKennie, perché insomma vede due mediani, anche perché non vuole sfruttare forse troppo gli inserimenti dei due mediani che restano un po' a protezione, perché abbiamo visto spesso questo 3-2, i mediani che restano, e 5 perché vediamo i due attaccanti, l'incursore, diciamo Ramsey, che lo sta facendo, che va in area, e le due ali, quindi ha giocato Frabotta, ma potrebbe essere Alessandro Bernardeschi e Cuadrado, che si inseriscono davvero, attaccano in 5-6 uomini della Juventus. Quindi forse effettivamente non abbiamo tantissimi centrocampisti che vanno in rete, ma più esterni che possono portare dei gol. Tu cosa pensi? Ma io penso che noi siamo sicuramente abituati bene, ricordiamo tutti il centrocampo dei tantissimi gol di Marchisio, di Vital, di Pogba e anche dello stesso Khedira. Però c'è da dire questo, che i nostri centrocampisti innanzitutto hanno un modo diverso di giocare rispetto a quella Juve di Conte in cui c'erano tante mezzale che andavano a segno. Magari è un gioco un po' più fatto sulla densità e meno sull'inserimento, dando la possibilità comunque di creare il maggior numero di occasioni più per gli attaccanti che per i centrocampisti. Detto questo, prima di cominciare a far gol dovrebbero cominciare un po' a studiare gli inserimenti. Io ho grande fiducia in Bentancur perché penso che lui abbia doti atletiche per fare l'inserimento, però questo
diciamo che Pirlo ci deve ancora un po' lavorare. Quello che mi ha sorpreso sono gli inserimenti di Ramsey che ha fatto contro la Sampdoria, che ha cercato di fare contro la Roma andando anche un po' più in difficoltà, però parliamo di una Roma che ha giocato con una difesa a tre, con un mediano molto dinamico, quindi non era semplice fare l'incursore per Ramsey, però io vedo comunque la volontà di fare questo. Ho visto comunque un Ramsey che cercava di fare addirittura l'attaccante aggiunto, veramente con la Sampdoria alcune volte sembrava una seconda punta. Quindi vuol dire che nell'idea dell'allenatore c'è questa cosa, però prima di parlare di gol dobbiamo parlare prima di movimenti, quindi questi calciatori devono imparare prima di inserirsi in area e poi successivamente a fare gol. Oh, poi c'è l'idea proprio di il concetto di riempire l'area con tanti uomini, quindi anche creare scompiglio in questo modo. Un cross, un semplice cross, se c'è solo un attaccante, come spesso succedeva l'anno scorso, che l'area era vuota. Cioè, voglio dire, deve fare il miracolo l'attaccante, non succede niente. Se ci sono 4-5 uomini, anche non dei marcantoni, ma che comunque vanno a riempire l'area, sai, un rimpallo, insomma, un contrasto può diventare tutto pericoloso, anche con un cross teso si può mettere in difficoltà la difesa. Allora leggo Franco Coculamazza Pedrix, che invito a seguirci sulla pagina Feedback Bianconero, così posso mandare un del messaggio. Dobbiamo vincere a tavolino e basta, noi c'eravamo, loro non si sono presentati, recupera un pochino il discorso che abbiamo fatto. Insomma, introduttivo di Juve Napoli. Andiamo verso la chiusura. Saluto innanzitutto Luigi Longobardi, che ci saluta, è sempre gentile, che ci segue. Domenico Bruno, per questo penso che Dybala giocherà dietro le punte come trequartista. Questo è un argomento che poi potremo anche approfondire in futuro. Io l'ho ipotizzato in alcuni casi, sì, un Dybala Ronaldo Morata, perché chiaramente se gioca Kulusevski vedo più Kulusevski nel ruolo di, diciamo, di incursore trequartista. Francesco, Dybala Morata Ronaldo è possibile, però credo, perché Pirlo ha mostrato almeno in queste prime partite di voler schierare anche una squadra propositiva e offensiva, però non è facile mantenere gli equilibri perché Dybala poi è più una seconda punta. Chiaramente è possibile, forse in determinate circostanze, perché no, magari quando si deve rimontare il risultato si affrontano squadre molto chiuse, che Pirlo inserisca addirittura un tridente pesante, diciamo così. Sì, io penso che Dybala l'abbia comunque già fatto. Ricordo il 4-2-3-1 di Allegri, in cui giocava a supporto di Higuaín. Ricordo una grande partita contro il Tottenham. Quindi Dybala ha sicuramente nelle corde il ruolo di trequartista. Però poi per avere un trequartista e dei calciatori così offensivi, due tre così offensivi, c'è bisogno comunque di un centrocampo abbastanza muscolare, abbastanza muscoloso. Che adesso l'unico che può fare questo tipo di gioco è McKennie. Non so Bentancur e Arthur quanto riescano a resistere, a creare una vera e propria diga, perché poi ritorniamo un po' al calcio all'antica, no? Per supportare questi tre tenori c'è bisogno comunque di tanto sacrificio dietro. Per noi, lo abbiamo sempre detto fin da quando abbiamo cominciato a fare trasmissione, per noi Dybala è una seconda punta che riesce a dare il meglio di sé di fianco a un attaccante muscoloso, insomma un attaccante fisico, un attaccante che abbia comunque dei centimetri, e ricordiamo tutti la grandissima stagione che lui fece a fianco di Mandzukic nel 3-5-2. Oggi è un qualcosa di realizzabile perché c'è anche la presenza giustamente di Cristiano Ronaldo, quindi come trequartista è un'idea, ma non in tutte le partite, magari più le partite in casa contro squadre di medio-bassa classifica in cui ci si può concentrare di più sulla fase offensiva. Dunque, ho mandato in onda il messaggio di Franco Coculamazza, infatti ribadisce, sì, il regolamento dice se hai 10 o più giocatori positivi puoi chiedere rinvio una sola volta per competizione, puoi farlo anche eventualmente in Coppa Italia, in semifinale o finale di Coppa Italia, assolutamente. Sì, Franco, noi abbiamo approfondito questo argomento, se vai sulla nostra pagina YouTube, adesso la manderò anche in onda, perché comunque ci avviamo alla chiusura, siete stati, anzi siete ancora in tanti davvero che ci state seguendo, quindi se avete domande, insomma, restiamo ancora qualche minutino insieme e siamo lieti di rispondere o condividere con voi delle osservazioni. Francesco, io insomma, prima di andare in chiusura ti vorrei insomma, far esprimere un pensiero su questo campionato. Innanzitutto, finalmente direi, ora c'è la nazionale, va bene, però noi parliamo soprattutto di Juventus. Sabato ripartirà la Serie A, speriamo, perché qui siamo davvero si naviga a vista. La tua voglia di rivedere questa Juventus di Pirlo, perché diciamo, l'anno scorso avevamo un pochino lasciato vinto il campionato, però un po' con l'amaro in bocca, sai, non c'era più quell'entusiasmo perché non c'era questo feeling, ne abbiamo parlato, eccezionale tra la squadra, i tifosi, Sarri, insomma, eccetera. Senza tornare indietro, ma guardiamo avanti, la tua voglia di vedere la Juve che poi partirà anche in Champions League, il tuo auspicio per questo campionato di Serie A, perché io purtroppo oggi devo prendere nota e dire che navighiamo davvero a vista e regna sovrana l'incertezza. Io spero che venga applicata la normativa, si applichi il diritto e che
sempre in sicurezza, quindi garantendo la sicurezza degli atleti, apro e chiudo parentesi, si è parlato di bolla stile NBA, però tu sai bene, una cosa è fare i playoff NBA, una cosa tenere dei ragazzi 7-8 mesi chiusi in una bolla, per quanto possa essere dorata, è molto difficile. Io spero che con l'aiuto e l'attenzione di tutti, però il campionato sempre in sicurezza, compatibilmente con esigenze superiori e la salute, purché non venga strumentalizzata, ok? Purché non venga strumentalizzata, è un bene superiore. Si possa portare a termine il campionato, perché anche noi, lo diciamo da sportivi, abbiamo piacere, insomma, nel vedere la nostra squadra giocare, chiaro. Dai, ti do la No, parola e la leggo voglia anche la c'è. pagina YouTube. Sì. Beh, la voglia c'è, ce l'ho io, ma ce l'abbiamo tutti. Ripeto per la 200ª volta, noi lunedì sera volevamo giocare e c'era l'intenzione di giocare, anche i nostri calciatori, il nostro presidente voleva giocare. Ci aspettavamo comunque di vedere una bella partita, al di là del risultato. Intanto Domenico vi sta facendo vedere la nostra pagina YouTube, a quale invito tutti a cliccare sull'iscrizione, insomma, attivare la campanella per recuperare tante nostre pillole e mini video. Ma quello che dicevo è che la speranza è quella che applicando il protocollo si possa riuscire ad andare avanti. C'è da dire che invito tutti ad avere la massima comunque concentrazione perché a partire da domenica, secondo me, in virtù anche del fatto che non abbiamo giocato contro il Napoli, cominci veramente la nostra stagione. Ci siamo presi queste due partite con la Sampdoria e con la Roma per cercare di capire anche un po' l'idea di Pirlo, di capire il modulo, l'idea di gioco, però poi da domenica si comincia veramente a fare sul serio, perché poi c'è una partita importante a Crotone contro una squadra che ha l'obbligo di salvarsi. Parte subito la Champions, tra l'altro nel freddo di Kiev, giocheremo probabilmente alle 19, e poi avremo tanti impegni importanti, avremo poi la Roma e successivamente tante altre squadre, quindi comincia il vero e proprio nostro campionato. Spero, ripeto, che si vada avanti. Già da sabato sera ci sarà una partita importantissima, perché sicuramente il Crotone, quando arriva una squadra importante come la Juventus, ha voglia di esaltarsi. C'è tanta curiosità, quella che noi adesso, senza, come ha detto Domenico, rimanere nel passato, quasi non avevamo più lo scorso anno, soprattutto negli ultimi mesi di campionato. Quest'anno c'è entusiasmo, c'è voglia di vedere la Juventus, c'è voglia di capire le idee dell'allenatore, c'è voglia di capire come si possa migliorare questa rosa il più possibile. È arrivato Chiesa, c'è curiosità di vedere in quale ruolo magari riesce a dare il massimo. Magari tutti lo vedono come esterno destro largo nel 3-5-2, ma ci può sorprendere nei tre davanti. Vedremo quanto sacrificio questo ragazzo darà per la maglia e soprattutto avremo questo benedetto centrocampo che tutti ci aspettiamo, cioè il tandem Bentancur e Arthur. Ripeto, c'è tanto entusiasmo e questo già è un grande vantaggio rispetto allo scorso anno, quando veramente non dico che era diventata un'agonia, però si aspettava tutti comunque che questo campionato finisse il prima possibile. Sì, assolutamente. Sì, abbiamo praticamente Crotone, Kiev, Verona e Barcellona, giusto Verona. per ripetere il mese. Allora, ringraziamo Giuseppe Feltre che ci ha seguito e domani deve svegliarsi presto. Ringrazio Domenico Bruno, complimenti per la vostra preparazione e imparzialità. Grazie, anche se siamo molto tifosi, Domenico, però cerchiamo di essere solo lucidi nelle analisi. Ci fa piacere che, insomma, hai usato questo termine. È un grande piacere, il piacere è nostro comunicare con te e con gli altri. Speriamo di vincere il decimo scudetto consecutivo e vincere la Champions. Magari, ragazzi, sarebbe anche ora dal 96, insomma, fino alla fine, insomma, forza Juventus, buonanotte, ragazzi, siete ancora in tanti e questo ci fa piacere. Ragazzi, noi, come sempre, insomma, cerchiamo di andare in onda sempre lunedì alle 22, fare questa oretta, oretta e mezza, insomma, per fare queste due chiacchiere insieme e anche scambiare opinioni, condividere opinioni e soprattutto, ove possibile, fare anche corretta informazione. Ci fa piacere averla fatta con il caso Suarez. Credo che abbiamo fatto la stessa cosa per quanto concerne la giustizia sportiva in relazione a Juventus-Napoli. Io ne approfitto, essendo avvocato, posso anche, insomma, dare qualche spiegazione tecnica in più dal punto di vista legale. Insomma, poi vedremo l'evolversi degli eventi, chiaramente. Noi cerchiamo, come stavolta dico io quello che dice sempre Francesco, cerchiamo, lo facciamo con passione, non per guadagnarci, quindi cerchiamo di essere tifosi, perché siamo tifosi, non stiamo qui a nasconderci, però di essere lucidi nelle analisi. Poi l'oggettività è relativa perché ognuno ha le sue opinioni e c'è sempre un margine di soggettività, ci mancherebbe. Però dal punto di vista dell'informazione, davvero vi posso garantire che cerchiamo di essere dei professionali. Quindi io anche quando ho esposto la vicenda Suarez ho parlato anche di eventuali ipotetiche possibili sanzioni, se, sì,
Stessa cosa ho fatto con Juventus e Napoli, poi l'opinione personale è un'altra, però esistono delle norme e uno le deve spiegare in modo oggettivo, altrimenti si fa brutta figura. Noi non vogliamo aizzare le folle né tirare acqua al nostro mulino, ma fare corretta informazione. Quindi è un piacere, insomma, condividere questa quest'oretta e passa insieme. Francesco, ti do, insomma, innanzitutto la vedo che sono davvero ancora in tanti, quindi se avete qualche domanda, noi siamo qui a rispondere, ci fa piacere, non ci sono problemi, anzi ne approfitto per dire seguiteci anche su YouTube Feedback Bianconero, vi rimando in onda la pagina perché noi faremo comunque ogni tanto qualche speciale su YouTube, vogliamo cercare anche, siamo in tanti su Facebook perché le dirette sono molto seguite, anche le pillole, però vogliamo crescere anche un pochino su YouTube e fare qualche speciale. Francesco, ti do la parola su questo anche per i saluti, dai. Poi se hanno altre Certo, domande noi rispondiamo. sì, ragazzi, se avete altre domande siamo a vostra completa disposizione come sempre perché è per noi un piacere. No, io mi allaccio un po' al discorso che ha fatto Domenico. Quando è partito questo progetto, ci siamo posti, la prima cosa che ci siamo ripromessi è quella di parlare seriamente di calcio e non di omologarci un po' alla massa che tende insomma a fare trasmissioni che io reputo anche un po' faziose, no? Ma come anche giusto che sia, ci sono tanti tifosi che magari vedono il calcio in modo diverso dal nostro. A noi non interessa avere 200.000 follower e fare un po' di circo, a noi interessa magari averne la metà, però parlare insomma seriamente, parlare in modo preciso, fare corretta informazione e soprattutto veramente parlare di calcio, perché io in tante trasmissioni che vedo si parla di tutto veramente, tranne che di calcio, a partire anche dalle reti nazionali. Quello che facciamo, come ha detto Domenico, lo facciamo per passione, non c'è uno scopo lucrativo, lo facciamo perché siamo tifosi della Juventus, ma innanzitutto siamo tifosi del calcio e l'abbiamo visto anche quanto è successo prima, è intervenuto con nostro grandissimo piacere un tifoso del Napoli, che tra l'altro salutiamo perché noi siamo apertissimi al dialogo, siamo apertissimi a confrontarci, non vuol dire niente che siamo tifosi della Juventus, a noi piace parlare comunque di calcio. Cerchiamo di non essere faziosi, anche se apro una piccola parentesi, io e Domenico guardiamo le partite insieme e quando guardiamo le partite siamo delle persone completamente diverse, però ci siamo ripromessi che in questa diretta, in queste trasmissioni, non ci interessa fare questa cosa. Lo facciamo semplicemente, ripeto, per parlare di calcio e per soprattutto fare corrette informazioni. Intanto vedo altri messaggi, Domenico, ad esempio, Qui di si chiedono di Franco. Alaba. Ah, ok, Domenico, su Alaba, che informazioni abbiamo? No, io ho letto solo i giornali, ragazzi, però poi ultimamente ha detto che è casa sua il Bayern, quindi la vedo davvero difficile. Era il City su Alaba. Sarebbe un grande colpo, Francesco, che può giocare, a parte può giocare in tantissimi ruoli, Alaba nasce terzino sinistro a 19 anni, un po' come è stato Davis, è diventato titolare del Bayern Monaco, ma una qualità ancora superiore, ha giocato praticamente nella nazionale austriaca ovunque, e gioca anche da centrosinistra, da centrale nel Bayern Monaco. Come centrosinistra, diciamo, il ruolo che occupa Chiellini sarebbe ottimo perché ha una qualità di calcio, sa calciare punizione, eccetera, però non c'è nulla al momento, quindi non possiamo vendere fumo, come si suol dire, quindi No, no, certo, poi è un possiamo. giocatore molto dinamico, quindi è un giocatore che veramente scende in battaglia senza alcun problema. No, stavo dicendo prima che poi anche tutti questi attestati di stima che ci fanno, tutte queste persone che ci stanno seguendo, i complimenti, noi non percependo un euro, ci nutriamo di questo, quindi è la spinta che per noi è importante per farci comunque andare avanti, vuol dire che stiamo facendo qualcosa di buono e che il progetto, ripeto, ideato dal presidente Guarracino, col quale io collaboro con grandissimo onore e grandissimo piacere, vuol dire che sta dando i suoi frutti. Miriamo ovviamente a crescere di più. Volevo ricordare, come ho fatto all'inizio, di seguirci innanzitutto sulla nostra pagina Facebook, Feedback Bianconero. Stiamo crescendo tantissimo, sia in termini, soprattutto in termini di visualizzazione. Questo vuol dire che veramente stiamo facendo qualcosa di positivo. Seguiteci sulla pagina Instagram, Feedback Bianconero, siamo anche su Telegram, ma soprattutto sulla pagina YouTube, su quale noi un giorno punteremo tantissimo. Domenico ve la fa vedere sempre e fa bene. Cliccate sulla campanella perché poi vi arriveranno le notifiche. Alcune dirette noi le faremo direttamente su YouTube, quindi vi invito per questo a seguirci ed è possibile sulla nostra pagina YouTube appunto recuperare tutte le nostre pillole e i nostri video. Per quanto riguarda i post, continuate a seguirci sulla pagina, quindi cerchiamo di non farveli comunque mai mancare. Giornalmente cerchiamo sempre di pubblicarle e di fare, come ho già detto prima, corretta informazione. Assolutamente. Dunque, mando in onda il messaggio di Luigi Iudice. Peccato per Kin sarebbe stato. Ecco, Kin, per esempio, Luigi, noi avevamo dato
come possibile, insomma, acquisto della Juventus Kim come secondo attaccante, perché c'era Dzeko, l'abbiamo sempre detto, poi è arrivato Morata, va bene, figuriamoci, però c'era Kim come alternativa, ma alla fine è andato al PSG. È mercato ottimo comunque fatto dalla Juve, considerando la situazione Covid e i mancati introiti dello stadio. Quindi praticamente Luigi Iudice, Francesco, ha recuperato un po' il discorso che hai fatto anche tu, tenendo conto che è una situazione difficile, questo è vero. Io, ragazzi, sono moderatamente soddisfatto. Discreto vuol dire che lo reputo positivo. Anche Francesco ha detto un 7,5, io ho detto 7, ma siamo lì. Purtroppo sono consapevole che manca ancora qualcosa, però io ho sempre detto, inizio anno potete recuperare le dirette, che servivano 2 anni per completare il ringiovanimento della rosa e fare una squadra, diciamo, completa, per così dire. Qualche piccola lacuna c'è, però io vedo in Pirlo quella fantasia e quella capacità, e spero di non sbagliarmi, di leggere determinate situazioni, anche inventarsi il frabotta della situazione, oppure dei moduli che vadano a sfruttare al meglio le caratteristiche dei singoli. Questo è quanto. Sì, Poi per quanto vai, riguarda Francesco. Ken, noi, non so se ti ricordi Domenico, noi per quanto riguarda Ken abbiamo sempre detto questo, che Ken era l'abbinamento perfetto con un calciatore come Dzeko. Io penso che era quella l'idea inizialmente, cioè prendere Dzeko o Milik, perché prima di Dzeko si parlava anche di Milik, e poi abbinare un calciatore comunque dinamico e veloce come Ken. L'acquisto di Morata ha fatto saltare un po' i piani e ha fatto capire a Paratici che comunque avere calciatori, non dico uguali, ma simili per alcune caratteristiche, non avrebbe dato tutta quella varietà, insomma, di scelta a Pirlo. Magari a gennaio, perché no? Ci possiamo aspettare qualcosina in termini di caratteristiche diverse, no? Come attaccante. Sì, ma attenzione anche a Milik, perché a meno che non lo perdi a zero, il Napoli può andare via a gennaio a poco, oppure io non sarei sorpreso di vedere Milik l'anno prossimo, insomma, nella Juventus, perché no? Comunque è un centravanti che era stato bloccato e lo prenderebbe a zero, e sarebbe un'operazione comunque vantaggiosa. Poi Milik per me è un buon calciatore, in rosa ci può stare, non è un super fenomeno, però non è assolutamente un giocatore scarso, anzi. Francesco, quindi io direi che c'è ancora molta gente che ci segue, però li ringraziamo, insomma, ringraziamo tutti coloro che, insomma, hanno preso parte a questa diretta, che come sempre ho visto, ci sono i soliti fedelissimi e ci sono anche volti nuovi, e questo ci fa piacere, perché più diventiamo, insomma, più siamo contenti. Io sono convinto che viene Milik, dice Domenico Bruno. Infatti, anche io ho espresso questa opinione, però poi sai bene, Domenico, il mercato è molto molto labile e malleabile, diciamo, quindi cambia davvero da un momento all'altro, quindi attenzione. E mi fa anche piacere, Francesco, togliamoci, no, vabbè, diciamo così, insomma, che noi siamo, insomma, una piccola trasmissione, insomma, da poco stiamo andando in onda con queste dirette del lunedì, tendenzialmente, però vedo che altre trasmissioni più quotate o molto più seguite della nostra hanno preso spunto da qualche, insomma, da noi, dai, per qualcosina. Quindi questo ci fa solo piacere, vuol dire che siamo seguiti anche da loro e ci riempie d'orgoglio se prendono spunto da noi. Quindi dai, dico così. Ah, saluto Pasquale Gianfelice, che oggi, se non sbaglio, ancora non aveva commentato. Ragazzi, secondo me Pirlo è una squadra camaleontica, tutti devono sapere fare tutto. Sì, è un po' stile Olanda anni 70, Francesco, è un po' il calcio moderno, dai. Giocatore che sa fare solo una cosa, ormai si porta poco, tra virgolette. I giocatori, diciamo, del 2000, dal 2000 in poi, sono un po', non dico di tutto fare, però devono, abbiamo visto anche il portiere deve saper usare anche i piedi, prima assolutamente no, il difensore deve saper impostare, poi chiaramente deve prettamente difendere, l'attaccante deve soprattutto saper segnare, altrimenti Certo. non serve a nulla. Benissimo, Francesco, io andrei, direi che siamo davvero in tanti, direi di andare anche in chiusura. Io, come sempre, ringrazio te per la tua preparazione, per avermi fatto compagnia anche a tutti, e sicuramente ci sarai, salvo imprevisti, credo anche lunedì, dove faremo comunque una diretta dove parleremo finalmente, ragazzi, di calcio giocato, perché salvo imprevisti, incrociamo le dita, sabato sera la Juventus scende in campo in quel di Crotone. E noi possiamo parlare di quello di cui amiamo parlare, che è il calcio giocato, la tattica, la tecnica, eccetera. Mando in onda questo messaggio di Luigi Iudice sul finale. Comunque, calciatore onestato, non si terrà ancora bene, Arthur. Sì, è un fenomeno puro. Non so se sia un fenomeno. A me è piaciuto con la Roma, ti dico la verità, Luigi. È piaciuto anche a Francesco. Io punto molto su Arthur, è giovane e credo che possa essere il nostro perno del centrocampo. Spero di non sbagliarmi, però lo voglio vedere con maggiore attenzione. È un giocatore che sterza subito, perché Brevilino, avrai notato, Francesco, quando controlla il pallone non ci mette nulla a sterzare e a, insomma, a cambiare direzione, eccetera. Insomma, e Francesco, ti do la parola Una per. grande vita. No, sì, Sì, su prendo Arthur. la parola su Arthur e la parola anche per i saluti finali, dai.
Ma Arthur a me ha sorpreso, non tanto sotto il punto di vista tecnico che conoscevamo, però è un ragazzo di grande personalità. Con la Roma è entrato e ha messo ordine, e questo vuol dire avere una grande mentalità, cioè quello che, di cui ha bisogno la Juventus. E non parliamo di un calciatore trentenne, parliamo di un calciatore comunque ancora giovane. Per quanto Sì. riguarda i saluti, io rinnovo ovviamente i miei saluti, soprattutto il ringraziamento. Ci sono state tante attese, tante persone che ancora adesso continuano a seguirci. Adesso, non per fare retorica, però io veramente vi consiglio lunedì sera di seguire la nostra puntata, perché se tutto va bene parleremo sia della partita con il Crotone, ma parleremo soprattutto dell'esordio stagionale di Andrea Pirlo e dell'esordio stagionale in Champions della Juventus, che è un obiettivo che tutti sognano, un obiettivo che tutti coccoliamo, e vediamo anche un po' tramite la partita col Crotone che formazione potrebbe dare Pirlo, potrebbe veramente schierare Pirlo. Quindi vi invito a seguirci veramente lunedì sera, a continuare a seguire la pagina, perché poi continueremo a pubblicare post e cercare di dare la corretta informazione. Però penso che lunedì sera sarà veramente una puntata molto 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 divertente. Sì, anche perché credo che Pirlo farà comunque una formazione in ottica Champions, probabilmente non farà neanche il turnover perché comunque siamo all'inizio, non lo so, vedremo. E poi soprattutto hai detto di seguire i post perché l'auspicio è che quello che arrivi questa sentenza del giudice sportivo. Sicuramente io farò un commento, comunque vada, farò un commento alla sentenza dove l'andremo, saluto Pasquale Vallette, lo ringrazio. Sì, dice Luigi Giudice, giustamente Arthur il baricentro basso, esatto, dove vedremo la decisione, la commenteremo. Eventualmente io potrò anche da legale tranquillamente spiegarla in punto di diritto, eventualmente perché no, dissentire o essere d'accordo con la decisione del giudice sportivo, qualora dovesse arrivare, come insomma questo è il nostro auspicio, e quindi insomma cercheremo anche di fornire un servizio a tutti coloro che ci seguono. Quindi niente, io ti ringrazio nuovamente, ringrazio tutti gli amici che ci hanno seguito, se avete piacere come sempre insomma, potete lasciare un like anche se non lo facciamo per questo, ma più altro per divertirci insieme. Però, insomma, se aumenta la famiglia, a noi fa piacere perché con più persone ci confrontiamo e più è divertente anche vedere a volte la diversità di opinione e fare delle analisi che avete visto. Noi cerchiamo di mandare in onda tutti i messaggi per condividere insieme questa grande passione che in effetti ci unisce. Francesco, ti ringrazio ancora, ringrazio tutti per aver preso parte alla puntata numero 33 di Feedback Bianconero. Quindi una buona notte e un abbraccio bianconero da Feedback Bianconero. Ciao! Ciao!